Questa partita riservava tante insidie perché avevamo giocato un posticipo di lunedì con un grande dispendio di energie fisico e avevamo fatto una settimana corta sul piano del lavoro, ma la squadra ha avuto all'inizio della partita, siamo partiti subito forti, abbiamo avuto quattro situazioni importanti per sbloccare la gara e non ci siamo riusciti. È chiaro che piano piano il Padova a gennaio si è trasformato, giocatori come Rocchi, Pasquato, Vantaggiato, questi fanno la differenza in qualsiasi squadra, sempre pericolosi. Dietro siamo stati bravi, attenti, qualche tiro dalla distanza, ma per il resto la squadra ha tenuto bene le misure e nello studio della partita era previsto il fatto che se non dovessimo averla sbloccata potevamo andare a forzare le situazioni per quello che era un po' la lettura della gara. L'abbiamo fatto, sono stati bravi i ragazzi che sono subentrati, Stefano che ci veniva da due giorni di influenza, quindi è entrato però nello stesso tempo con piglio giusto, anche Vasquez stesso, ma tutto il gruppo, tutta la squadra ha fatto una buona gara, però dobbiamo capire che certe partite vanno sbloccate, perché se non le sblocchi prima poi rischi le ripartenze, rischi di arrivare poi fino alla fine sempre con queste situazioni tattiche da andare a forzare sempre di più, e magari dobbiamo essere più cinici, più concreti, perché sbloccando le partite è chiaro che gli spazi si fanno più ampi. Io mi aspetto tutto tanto da tutti gli effettivi, i ragazzi lo sanno e non è che uno che entra dopo è meno bravo di quello che gioca o viceversa, c'è lo studio della partita e quindi quando si legge la partita uno dice mi preparo una prima partita, poi ce n'è una seconda e a seconda delle situazioni l'allenatore cerca di intervenire, bravi ragazzi a sapere entrare col piglio giusto, con la determinazione giusta. Vasquez è un giocatore che avevo detto, ci avevo lavorato questi tre mesi, anche se non era in lista non poteva essere utilizzato, però è un ragazzo che ci dà l'alternativa di poter andare a giocare un po' anche come Verre, però con altre caratteristiche, magari di andare a giocare anche tra le linee, da tre quarti, di andare all'ultimo passaggio, alla conclusione. L'ha fatto bene, bravo lui.